Allora, io speravo soprattutto a livello di risultato che, diciamo, con l'anno nuovo potesse succedere qualcosa, ovvero che si ambiava, no? Questo a dir poco tremendo andamento che ormai ci sta perseguitando e che stiamo portando avanti. Io l'unica cosa che ho visto di cambiato è stata comunque, ho cambiato, o perlomeno un po'. Vai, un po' migliorata è stata la voglia dei giocatori di fare qualcosa, di provare almeno a sistemare le cose, diciamo, provare a sistemare il sistemabile, ecco. E ieri purtroppo, secondo me, abbiamo perso immediatamente, perché bisogna essere obiettivi. Tralasciando il fatto che il Pescara ha fatto due gol su rigori che c'erano, io credo che nonostante tutto il Livorno abbia fatto una buona, o perlomeno una quasi buona prestazione, ecco. Perché appunto, come ho detto, nonostante tutto, vedendo tutti, diciamo, i singoli punti, a partire dal discorso trasferta, il discorso la situazione morale attuale in campionato, ma soprattutto situazione dopo 2 minuti, 3 minuti di vantaggio di gioco, che giovi in 10, no? Per espulsione di difensore, quindi addirittura ha giocato per tutta, perché mi vorrebbe dire che quei 3 minuti hanno condizionato chissà cosa, tutta la partita in 10. Secondo me Livorno ha fatto una, se non buona, una quasi buona prestazione, perché comunque nonostante tutto aveva fatto gol. Addirittura, cioè, Livorno era passato in vantaggio nel secondo tempo, nemmeno magari per casualità, cioè, nel senso, cercando piano piano, perché non è stata la prima occasione che ha avuto, è riuscita con una buona azione a fare gol, e poi, vabbè, per colpa di due stupidi errori, che sono stati stupidi errori, Livorno ha preso gol, come ho detto prima, sui rigori. Comunque, parliamo un po' della partita. E magari forse posso spiegarmi meglio, perché magari parlando sì, ammetto che posso risultare un po' superficiale, no? Sul raccontarvi il perché della buona o quasi buona prestazione che Livorno ha fatto, secondo me. Allora, inizia la partita, appunto, come ho detto, dopo pochissimo, proprio dopo appunto 3 minuti, Livorno rimane in 10 per l'espulsione di Emerson. Fa l'esordio in campionato, un esordio, diciamo, clamorosamente da dimenticare, ecco, che dopo, è tornato dopo un brutto infortunio, e però è tornato dopo nemmeno 3 minuti, appunto, ha preso l'espulsione. E resta di fatto che l'espulsione, che fra l'altro, secondo me, è stata veramente esagerata, perché sì, sono d'accordo che Emerson era per metà l'ultimo uomo, perché sì, è vero che dalla sua parte era l'ultimo uomo, ma automaticamente c'era già, se non sbaglio, era Ceccherini, quello lì accanto, che comunque forse poteva fare qualcosa. Poi era iniziata un po', secondo me, ha clamorosamente condizionato la partita, ecco, anche se poi dopo, cioè, anche se poi dopo Livorno non ha, non l'ha fatto così tanto vedere, anche questa espulsione, queste volevo intendere. Insomma, resta di fatto questa esagerata espulsione lascia Livorno in 10. Livorno che, nonostante comunque si vede chiaramente, perché c'è stato per tutta la partita, diciamo, il pressing del Pescara, perché il Pescara comunque si è reso sicuramente più pericoloso di noi, Livorno comunque riesce a gestire bene la situazione e poi la partita, e appunto riesce a mantenere lo 0-0 fino alla fine del primo tempo, nonostante comunque, bisogna dirlo, una grandissima, specialmente parata di Pinzolio su Benali, se non sbaglio, nel primo tempo. Arriviamo al secondo tempo, stessa, diciamo, storia, però Livorno sembrerebbe leggermente più, diciamo, offensivo, nonostante l'assenza di un uomo, nonostante appunto era in 10. Resta di fatto che diciamo, questo, no, pressing, questa offensività, diciamo, permette a Livorno di fare un gol, un bel gol, comunque una buona azione, un bel passaggio di luce per Moscati, che Moscati di testa la inzacca dentro, e da lì purtroppo dopo 10 minuti, anche se credetemi, non è cambiato niente, nel senso che Livorno era tornato un po' più su, giustamente, un po' più sulla difensiva, ma non era cambiato niente, non è che è stato quel grandissimo tracollo. Il Livorno, purtroppo, con il nuovo acquisto Regoli concede un rigore al Pescara. Rigore che Cocco, fra l'altro, segna. Non parliamo di esultanza, perché è roba veramente da Brodi. Insomma, 1-1. Resta il fatto che la partita per tutto il tempo continua a essere come è sempre stata, ovvero sì, un po' più, sicuramente un po' più offensivo il Pescara, però
non clamorosamente, a Dil Pescara sembrava volesse veramente ribaltare la situazione. Resta di fatto che nei minuti di recupero, se non al 90esimo, non mi ricordo di preciso quando, Lambrughi sbaglia a mettere la gamba per togliere il pallone a giocatore di Pescara, che non viene in mente come si chiama. Vabbè, lui non viene in mente come si chiama il giocatore di Pescara. Resta di fatto che lo stesso giocatore, dato il rigore concesso dall'arbitro, un altro per il Pescara, va a tirare la butta dentro, 2-1 per il Pescara. La cosa che appunto, spero abbiate capito, è il discorso che il Livorno, nonostante questa assenza, nonostante appunto già si aspetta, nonostante appunto la situazione morale e attuale della squadra stessa non è delle migliori, il Livorno secondo me ha gestito bene la partita. E io sono dell'idea che, nonostante, beh, va detto che ci ha mantenuto in vita un bel po' di volte Pinzolo, perché Pinzolo è stato veramente il migliore in campo, a parer mio, è stato fatto che secondo me il Pescara, senza rigore, forse poteva fare un gol, ma non perché non se lo meritava, perché Livorno comunque gestiva bene. Sembrava che comunque, tra virgolette, anche un po' di fortuna a livello, tralasciando i falli, era un po' da parte nostra. Però purtroppo siamo stati dei tontoni, dei tontoloni, a concedere addirittura due rigori che appunto hanno permesso a Pescara poi di portare a casa la vittoria, appunto di ribaltare la partita. Però, secondo me, lasciando sta questa serie, nonostante alla fine, secondo me non andava nemmeno bene il pareggio, perché a memoria, se veramente vuoi salvarti, perché ormai Livorno è punta alla salvezza, almeno la situazione è questa, quindi lo scopo è quello, se ti interessa chiaramente, perché sai, a volte c'è certi discorsi che sembrerebbe addirittura che Livorno, o perlomeno Spinelli addirittura, voglia, tra virgolette, vendere il più possibile e poi lasciare la squadra. Queste però sono classi voci che circolano, che non si sa mai se sono vere o no. Resta di fatto che appunto a memoria ti hai bisogno di punti, cioè di far rosa 3 punti, non è che ti basta il punticino. Però secondo me, come ho detto prima e come ripeto adesso, dalla situazione, se non avessi facevi un punticino, se riuscivi a pareggiarla, siccome era tutto riguadagnato, ecco, perché comunque il Pescara non è assolutamente una squadraccia, ha sicuramente qualche giocatore importante per la serie, per la categoria, per la Serie B, e quindi potevi uscire a testa alta, cosa che secondo me, se si toglie il risultato, Livorno c'è uscito. E quindi io voglio essere appunto obiettivo, e nonostante sì, chiaramente mi girano le palle perché abbiamo perso, e poi perché abbiamo perso così, cioè su dei rigori, su dei falli che c'erano, ripeto, però mi hanno sempre giù male, cioè preferivo perdere 5-1 ma Pescara che aveva dominato, piuttosto che perdere così, sì, devo proprio perdere. Però nonostante questo, io spero che chiaramente non sia stata una casualità. Io ho visto già un Livorno un po' diverso, un Livorno che spero appunto possa davvero cercare almeno provarci a uscire da questa brutta situazione, che purtroppo sembra veramente non abbia fine. Perché anche, come è già capitato spesso, ma anche stavolta, anche quando provi a giocare un po', cioè a fare veramente qualcosa, sembra che la fortuna a livello di risultato vada da un'altra parte, ecco. Quindi niente, che sconfitta per il gioco immeritata, non per i falli, perché purtroppo l'hai commesso, lei ha fatto delle stupidate, delle stupidaggini a procurarti falli, che cioè rigori, per gli altri che chiaramente c'erano. Peccato. Diciamo che comunque, se si sa vedere l'occasione, è giusto che abbia vinto il Pescara, anche se per, come ho detto già all'inizio, come ripeto adesso, se si va a vedere, se si va, tra virgolette, ad analizzare tutti i fattori, no? Come ho già detto, trasferta, espulsione, condizione attuale, secondo me il risultato più giusto poteva essere benissimo un pareggio, ecco. Purtroppo per noi non è stato così. E niente. Quindi, detto questo, io il video finisce qua. Ci vediamo al prossimo video, che se non sbaglio, non vedere la cavolata, la prossima giocata giocheremo in casa contro il Como. Como che è addirittura una situazione peggiore a livello classifica della nostra, e quindi boh, speriamo di, tra virgolette, almeno in questa partita qua, di poter fare qualcosa per cercare di ribaltare la situazione. Secondo me le, tra virgolette, no, potenzialità, le possibilità
di fare qualcosa, di almeno di vincere la prossima. Lo dico, l'ho detto a Canny, però deve essere realista. Ci sono, quindi vediamo un po' cosa accadrà. Io spero veramente che, nonostante questa sconfitta meritata, secondo me, sotto certi punti di vista, sia sintomo di vuole dei giocatori di ribaltare la situazione e almeno, perché come ho detto prima, la situazione è questa, salvarsi. Vedremo un po' cosa accadrà. Diciamo, il giro di ritorno è iniziato adesso e vediamo un po'. Detto questo, bisogna cercare comunque anche noi tifosi, anche se chiaramente questo video qua forse lo guarderà nessuno, lo guarderanno i soliti. Ma a me effettivamente va bene, però mi piacerebbe questo messaggio andasse anche alla la tifoseria, quella un po' più calda, nel senso quella che veramente non influisce, però ha veramente voglia di tifare la squadra, che è anche la prima stessa purtroppo ad andare giù. Cerchiamo anche noi di non buttarci così tanto giù, perché magari secondo me avere una tifoseria dalla propria parte alla squadra può far bene nonostante tutto, perché i giocatori secondo me a volte ci mettono, a volte no, a volte però ci mettono da loro, e d'altronde no che sono limitati, ci mancherebbe, però se la brutta a dire, però a volte danno il massimo, però quel massimo a volte non basta, ecco. Quindi niente, era questo una sorta di messaggino, io davvero finisco, ci vediamo al prossimo video, speriamo di rivederci almeno con risultato in maniera diversa. Via, ciao a tutti.